si sentono gli uccellini oggi. Allora, guardiamo meglio cosa intendo. Il colore è molto sfumato, ad esempio, è un colore che prendo da Godet e dopo faccio questo tipo di lavoro. Quindi lo stendo su tutto il quadro in questo modo. La zona che vi ho fatto vedere prima, l'elemento in mezzo agli alberi, no? Se faccio un quadro solo così, risulta piatto. Quello che non vedo fare quasi mai in nessun corso o da pochi, che è questa cosa qua. Ok? Questo è slavato, questo è intenso. A questa intensità posso aggiungere ancora una marcia in più. Quindi prendo il colore direttamente da Godet. Pochissima acqua e adesso praticamente è solamente colore. Io questo lo uso per definire, quindi ho tre elementi di espressione: questo molto sfumato e slavato, qui ho già il pigmento bello intenso e questa è la terza graduazione, ancora più intenso. Questo lo uso per collegare gli elementi, questa intensità per definire di più gli elementi e qui è la linea grafica dove rendo ancora più leggibile l'elemento all'occhio dello spettatore. Tutto lì, in un buon quadro ho bisogno di questo, questa gradazione e questa. Solo così è piatto, solo così è piatto, questo ugualmente. Un buon mix di queste tre cose, secondo me, fa un buon acquarello. Grazie e alla prossima!